Si può mixare con Spotify? Prima di rispondere a questa domanda, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Concludiamo questa sorta di trilogia dedicata al suonare in streaming parlando di come si possa mixare con Spotify, o meglio, utilizzando l'abbonamento di Spotify per scegliere le tracce. Evito questa volta di fare una dimostrazione pratica perché sarebbe più o meno lo stesso video di quello di Beatport Link. Però la risposta, come si è capito, è sì, si può anche mixare utilizzando Spotify. Mi è capitato ad una festa di essere lì invitato semplicemente a godermi la serata e a un certo punto, come spesso capita tra amici, dici dai vieni, metti due dischi te. C'era un controller collegato al computer con il software DJ, che era l'applicazione nata inizialmente per iPad per poter mixare la musica che era presente su questo dispositivo. Beh, negli anni il software si è evoluto, è diventato molto simile a un Record Box, Virtual DJ e quant'altro, e adesso consente anche l'utilizzo della musica di Spotify. Semplicemente con l'abbonamento premium è possibile selezionare qualsiasi tipo di traccia e poterla mettere direttamente su uno dei due deck, proprio come succede con l'abbonamento di Beatport Link. L'esperienza è stata curiosa, quella di andare proprio a sensazione quello che mi veniva in mente così e fare anche un'oretta buona semplicemente pescando ciò che mi passava per la testa. E devo dire che funziona esattamente come inserire una qualsiasi traccia nel controller. Il software è molto semplice da utilizzare e adesso è disponibile per Windows, solamente su Windows 10, quindi non nelle precedenti versioni, per Apple e oltre a, appunto, iPad, iPhone e quant'altro. E quindi è possibile pescare da tutto l'enorme repertorio di Spotify e scegliere qualsiasi tipo di traccia. Quindi è possibile ufficialmente suonare anche in streaming qualsiasi tipo di genere, non necessariamente musica elettronica. Ecco che le frontiere si aprono in maniera enorme e cambia tutto quello che è il nostro approccio al ruolo del DJ e alla selezione della musica. Evito di fare un altro video di riflessioni legato al suonare con Spotify, però mi preme parlare in maniera specifica di come cambia veramente e radicalmente l'approccio del fare il DJ con l'utilizzo dello streaming. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.